Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Numero verde 800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, prima delle domande dei nostri telespettatori, però volevo partire un po' da queste ultime temperature, da un ritorno un po' invernale e da malessere, insomma, virus che continuano a girare forse un pochino di più. Ma sicuramente le temperature, domani ci apprestiamo a festeggiare il 25 aprile, ma sembra il 25 dicembre, insomma, quindi queste temperature che sono scese così drammaticamente, che cosa fanno? Sì, che già in una stagione che non era mai stata completamente a zero per le forme influenzali e parainfluenzali, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è chiaro che un colpo di coda dell'inverno come quello che stiamo vedendo oggi, anche e soprattutto in Liguria, fa sì che evidentemente ci sia una grandissima circolazione di forme, diciamo, di virus di stagione, che sono forme di virus parainfluenzali, metapneumovirus, adenovirus, coronavirus, altri virus, diciamo, extra influenza, extra COVID, più una serie di infezioni batteriche che colpiscono soprattutto le alte vie respiratorie, quindi fondamentalmente mal di gola, fondamentalmente la tosse, che può essere anche segno di un impegno bronchiale, magari una febbricola, scarico nasale. Ecco, non è abbastanza comune in questi giorni sentire persone che tossiscono, persone che si soffiano frequentemente il naso, che diciamo è abbastanza anomalo per questa stagione. Dopodiché bisogna essere preoccupati, ovvero queste infezioni ci porteranno o porteranno le persone ad avere delle complicazioni? Assolutamente no, stiamo tranquilli, non imbottiamoci di farmaci, stiamo a casa e ovviamente rivolgiamoci al medico, alle strutture ospedaliere unicamente se ci sono degli importanti impegni respiratori, cioè se attraverso quel famoso saturimetro che abbiamo imparato a conoscere, la saturazione scende, quindi ho difficoltà a fare le scale, ho difficoltà a respirare, allora ci si rivolge al medico, alle strutture evidentemente ospedaliere. Negli altri casi, insomma, ormai credo che di fronte a queste forme, diciamo, stagionali, ci si possa anche, diciamo, curare con i rimedi della nonna, ecco, senza bisogno di abusare di farmaci, di abusare di antibiotici, e che in questo momento sono solo che dannosi. Allora, partiamo con le domande, professor Bassetti. Buongiorno, sono Alberto. Volevo sapere sul nuovo norovirus, che cos'è, i sintomi e come si trasmette. Grazie. No, di nuovo non c'è quasi niente, nel senso che il norovirus è il virus di Norwalk, cioè una cittadina dell'Ohio, che è uno stato americano, che è stata descritta per la prima volta nel 1968, quindi è un virus che è noto da più di 50 anni, è il più frequente virus responsabile di gastroenteriti, quasi 800 milioni di casi ogni anno nel mondo, quindi non è sicuramente nulla di nuovo, però dà una forma di gastroenterite che si limita da sola, cioè c'è la diarrea, c'è il mal di pancia che dura qualche giorno e poi si limita. Ne stiamo parlando perché nell'acqua del Passo del Tonale, a cavallo tra la Lombardia e il Trentino, sembra che abbiano trovato delle tracce proprio nell'acquedotto, per cui hanno dato una raccomandazione di non bere quell'acqua. Diciamo che questo virus si trasmette per via orofecale, cioè per via contatto diretto di persone che hanno il norovirus, evidentemente anche attraverso i cibi, attraverso l'acqua, per cui però noi, insomma, è un problema che riguarda forse unicamente quella zona italiana. Direi che noi abbiamo certamente anche in Liguria e in tutto il resto d'Italia ci sono numerosi casi di norovirus. Il norovirus è la persona adulta, un po' quello che fa il rotavirus dei bambini, quindi insomma lo conosciamo, è uno dei tanti microrganismi che appunto dà la diarrea, ma non dobbiamo certamente esserne preoccupati, almeno alle nostre latitudini. Buongiorno, mia figlia ha 17 anni, mononucleosi a fine gennaio, senza sintomi rilevanti a parte la febbre e la tosse, che inizialmente era stata associata all'influenza. Oggi, dopo 3 mesi, ancora decimi di febbre associati a mal di testa.
Possono essere sintomi associati ancora alla mononucleosi nonostante siano passati 3 mesi? Grazie. Ma allora, la mononucleosi è una malattia abbastanza fastidiosa, nel senso che colpisce il sistema reticolo endoteliale, cioè cosa vuol dire? Colpisce i linfonodi, può colpire la milza, può colpire il fegato. Sono tutti organi che naturalmente hanno bisogno di tempo per ritornare, come dire, ad essere come prima. Quindi è una di quelle malattie infettive che lascia degli strascichi che possono durare anche settimane o anche mesi. Quindi potrebbe anche essere legato alla mononucleosi, che è poi una malattia causata da un virus, che è il virus di Epstein-Barr, però potrebbe anche essere causata da altre cose. Quindi se questi sintomi evidentemente dovessero continuare a perpetrarsi oltre i 3-4 mesi, soprattutto la febbre, occorrerà fare magari qualche esame del sangue per capire che non ci sia qualcos'altro. Buongiorno professor Bassetti, per il raffreddore che continua e la tosse c'è qualche rimedio? Grazie Rita. Ma allora, per il raffreddore che continua la tosse, diciamo che io eviterei di abusare di farmaci in questi casi qua, e bisogna avere tanta pazienza. Per quanto riguarda la tosse, si possono usare dei calmanti della tosse, si possono usare sia farmaci che si trovano in farmacia, anche quelli a base di codeina, che hanno un effetto calmante abbastanza importante, ovviamente che devono essere prescritti dai medici, sia ci sono anche dei rimedi naturali per quanto riguarda la tosse, anche dei rimedi a base di erbe. Bisogna però avere tanta pazienza. Questi, quando c'è un'irritazione, una cicatrice importante, soprattutto a carico dei bronchi, poi ci vuole un po' di tempo perché si ritorni in qualche modo alla situazione precedente. Buongiorno professore, ho sentito che parlava di mononucleosi, quali sono i sintomi? Grazie Luigi. Ma la mononucleosi è una malattia, come ho detto prima, che colpisce tipicamente i linfonodi, quindi diciamo che febbre con ingrandimento dei linfonodi sia a livello del collo che a livello sotto della mandibola, a livello del retro nucale, sono segni abbastanza tipici. In più ci si mette una grande stanchezza, che è legata al fatto che il virus interessa, può interessare anche il fegato e soprattutto può interessare la milza, e può esserci anche un esantema, cioè un rash, una colorazione rossa della pelle. Ecco, diciamo che questi sono i sintomi abbastanza tipici della mononucleosi, insieme al mal di gola importante. Considerate che la mononucleosi è una delle malattie che dà più facilmente le placche in gola, quindi quando si dice ah, ma c'ho le placche, c'ho sicuramente un batterio, assolutamente è una maldicenza, un errore. La mononucleosi dà le placche in gola, che assomigliano molto a quelle che dà lo streptococco, ed è una di quelle ragioni in cui gli antibiotici non devono mai essere usati. Ecco, diffidate da chi della mononucleosi vi dà l'antibiotico e il cortisone insieme, perché fa due errori. Il primo è usare un antibiotico in una infezione virale, il secondo è farvi venire probabilmente un problema allergico. Senta professor Bassetti, proprio perché ha parlato di antibiotici, ne abbiamo fatto insomma, no, negli anni scorsi e negli scorsi mesi, parlando di antibiotico resistenza, ma soprattutto di una cultura, di un'educazione proprio all'uso degli antibiotici per tutti noi, no? Non solo noi non medici, ma anche per i medici. Sta cambiando qualcosa? Qual è la sua percezione? Anche se sicuramente ci vuole del tempo, però. Guardi, allora, quello che sta cambiando è che finalmente la politica ha assunto una nuova consapevolezza dell'importanza del tema. Io sono stato lunedì col ministro della Salute Schillaci a Montecitorio, in cui abbiamo discusso come esperti di quanto sia importante lavorare sul tema della lotta alle infezioni da batteri resistenti e tutti insieme remare per un buon uso. Nella realtà c'è una percezione diversa da parte di alcuni, ma la stragrande maggioranza della gente continua a fregarsene di tutti gli appelli che facciamo. Io sento ogni giorno anche colleghi che prescrivono con leggerezza antibiotici, sento ogni giorno pazienti che si autoprescrivono gli antibiotici prendendoli dal cassetto, sento ogni giorno persone che vanno in farmacia e mettono letteralmente in croce il farmacista per farsi dare l'antibiotico anche senza ricetta. Quindi purtroppo vedo da parte della gente ancora troppa leggerezza su questo tema, un poco interesse, e sempre a dire mai inizierò domani, no? Voglio dire, ah, per oggi me lo prendo, poi la prossima volta evito di. E questo naturalmente ci sta facendo malissimo. Le infezioni
da batteri resistenti crescono, crescono i morti, crescono i problemi. Purtroppo ci vuole da parte della gente, è inutile dire è colpa di qualcun altro, la colpa è vostra, la colpa è della gente, perché gli antibiotici sono stati scambiati da parte soprattutto delle persone come il rimedio per tutti i problemi. Febbre uguale antibiotico, e purtroppo non è così, e averli usati così tanto e male ci ha portato ad essere uno dei paesi al mondo col più alto numero di morti per infezioni da batteri resistenti. Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, stiamo parlando di freddo, di forme, diciamo, così, che stiamo vedendo un po' ognuno di noi, no? Intorno a qualcuno con il raffreddore oppure il mal di gola. Andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. Daniela scrive: buongiorno, mia mamma, 86 anni, catarro nell'orecchio da 3 settimane, terapia con Tobradex gocce. Continua a spurgare ad avere dolore. Potrebbe essere una forma virale, non ha altri sintomi, neanche la febbre. Grazie. Allora, il fatto che spurghi l'orecchio vuol dire che c'è una forma di otite, poi bisogna farla vedere un otorino per capire se l'otite è un'otite esterna oppure se è un'otite media, cioè se è colpito la parte, diciamo, più esterna dell'orecchio oppure la parte più interna. Evidentemente, se forse è una forma di otite media, si può, è uno di quei casi in cui gli antibiotici vanno come utilizzati, ripeto, se si capisce che siamo di fronte a una forma di otite. Quindi quei farmaci di cui ha parlato sono farmaci locali, sono farmaci topici. Quindi io credo che in questa situazione sia molto importante farsi vedere da uno specialista. Allora, leggo questo messaggio anche se non so se può dare qualche informazione. Pancreatite acuta, mi hanno detto che cosa non mangiare. Nelle ultime analisi sono migliorato. Che cosa posso mangiare secondo lei? Ma guarda, la pancreatite acuta è una condizione che evidentemente non ha nulla a che vedere con un problema infettivo, quindi è un problema di infiammazione a carico del pancreas, evidentemente legata, le forme di pancreatite sono spesso legate alle diete, ma anche al consumo di sostanze alcoliche o di altre sostanze che possono in qualche modo essere dannose a quel livello. Per cui io credo che per una pancreatite è bene di nuovo rivolgersi a uno specialista che potrà dargli le migliori raccomandazioni per come curarsi e soprattutto per come mangiare meglio. Buongiorno professore, volevo sapere se questo raffreddore che non passa mai e questa tosse che in molti hanno è conseguenza del Covid. Grazie Silvano. C'entra niente il Covid, Covid proprio zero. Ormai abbiamo capito come il Covid sia stato un grandissimo problema nel 2020, nel 2021 e forse in parte anche nel 2022, ma direi che in questo 2023-2024 l'ultimo dei problemi è il Covid. Purtroppo però devo constatare come anche in questa regione si continuino a fare tamponi alle persone che devono andare in ospedale per fare una visita, alle persone che devono andare in ospedale per fare un ricovero, e questo mi pare abbastanza assurdo, anacronistico e sbagliato. E noi come DIAR Malattie Infettive abbiamo ampiamente raccomandato di non fare i tamponi se non in alcune situazioni particolari. Nella realtà poi le iniziative dei singoli ospedali continuano a complicare la vita ai poveri pazienti. È evidente che se si continua su questa linea poi non ci si lamenti che si aumentano in qualche modo le liste d'attesa e quant'altro. Certamente il Covid è stato un problema, oggi non lo è più. Professore, scusi, ma perché continuano a farli questi tamponi? Se l'indicazione è quella di Bisognerebbe non chiedergli farli. a chi ha fatto i protocolli, andate a domandare alle direzioni sanitarie dei vari ospedali per quale ragione hanno ancora all'interno questi protocolli. Credo che sia anacronistico, purtroppo, le ripeto, c'è una grande differenza tra un ospedale e l'altro. Io le parlo evidentemente di dove No, lavoro, certo. dove evidentemente da noi non vengono fatti se non ci sono certi tipi di sintomi, altri da noi, parlo dell'ospedale San Martino, altri ospedali anche di questa città continuano imperterriti con lo stesso protocollo che si aveva nel 2022 e questo secondo me è molto sbagliato. Buongiorno professore, mia figlia ha mononucleosi da gennaio, nessun sintomo se non linfonodo del collo ingrossato e dolore zona milza.
Il dottore alla palpazione non ha nemmeno rilevato la milza ingrossata, quindi non ha fatto l'ecografia. Possibile che il dolore che avverte sia dovuto al fatto che l'organo lavora tanto per combattere l'infezione? Grazie. Ma in genere no, il dolore potrebbe essere, sa, dipende dall'età, possono essere dolori intercorrenti, però la mononucleosi è, ripeto, una malattia che si autolimita, è una malattia che può dare un aumento di volume della milza e del fegato, ma può anche non darlo, non è che c'è sempre, diciamo che mediamente succede ed è una delle ragioni per cui è bene fare l'esplorazione della milza, cioè la palpazione della milza, eventualmente fare un'ecografia. Però può anche non esserci, se uno fa una forma più blanda di mononucleosi alla fine alcuni sintomi non ci sono, e poi sono forme che si autolimitano, non c'è bisogno di utilizzare nessun tipo di farmaco. Professore, questa domanda la faccio io, nel senso, abbiamo parlato tanto di morbillo, no? Non solo in queste ultime settimane, ma anche nei mesi scorsi. È partita una campagna straordinaria di vaccinazione anche nella nostra regione. Secondo lei, insomma, da quello che è il suo osservatorio, la percezione è cambiata? Se ne inizia un po' a parlare di più, le persone hanno compreso oppure no? Ancora troppo presto? Zero. La percezione da parte della gente sul problema morbillo è zero. Io personalmente, poi non so, magari c'è la coda qua fuori di gente che si va a vaccinare, dubito, perché sono passato prima davanti al padiglione 3, non mi pare ci fosse nessuna coda. E c'è da parte della gente, purtroppo, la sindrome della cicala. La sindrome della cicala ormai dura in questo paese dopo il 2021 e continueranno, e poi a un certo punto faranno come la cicala. Io preferirei dei cittadini con la sindrome della formica, quella che si preoccupa di quando le cose andranno peggio. In Italia ormai sembra che l'unico sistema che funziona è quello della sindrome della cicala, contenti i cittadini. Noi gliel'avevamo detto, abbiamo allertato che il morbillo poteva essere un problema, che bisogna fare la disinfestazione delle zanzare da un altro modo perché potrebbe arrivare la dengue. Dopodiché noi lo diciamo, se poi le persone preferiscono andare nella loro strada e nella loro ignoranza, noi saremo comunque qua a curarli tutti. Ricordiamo, professore, come se fosse una scheda, chi è che deve fare il vaccino? Lo diciamo anche perché molti dei nostri telespettatori soprattutto sono di un'età un po' più avanzata e lo sa che poi arrivano questi messaggi. Allora, come una scheda. Di un'età avanzata non devono assolutamente fare nulla, se ne stiano lì, perché negli anni, diciamo, anni 80, il morbillo era una malattia che facevano praticamente tutti, e quindi chi ha fatto il morbillo ha gli anticorpi che gli durano per tutta la vita. Chi invece è bene che controlli sono soprattutto quelli che sono in una fascia, diciamo, tra i 15 e i 40-45 anni, che magari o non hanno fatto il morbillo da bambini perché erano già in un momento in cui non circolava, oppure non hanno fatto neanche la vaccinazione, non hanno fatto le due dosi di vaccino. Quindi queste persone è bene che, se sanno con certezza di non aver fatto nel Covid né il vaccino, vadano a vaccinarsi, come è stato fatto questo appello per loro, oppure, se vogliono, vanno a fare un esame del sangue e controllano se hanno o meno le IgG per il morbillo, che sono quelle che conferiscono l'immunità perenne nei confronti di questa malattia. Buongiorno, mia nipote, 5 anni, colpita da mononucleosi un mese fa. Può fare richiamo nel vaccino antimorbillo? Ma allora, se ha fatto un mese fa la mononucleosi, certamente. Se è nel calendario per fare il richiamo del morbillo, certamente lo può fare. Non è certo una mononucleosi fatta un mese prima che pregiudica la possibilità di fare la vaccinazione. Senta, professore, invece lo so che è un po' presto, però iniziate già a parlare, si inizia già a parlare della stagione autunnale? Ma direi di no, dobbiamo aspettare di vedere cosa succede in Australia per quanto riguarda l'influenza. Per quanto riguarda il Covid rimangono le stesse raccomandazioni, cioè se si è persone con più di 80 anni e gravemente immunodepresse, varrà la pena fare il vaccino che arriverà, speriamo, aggiornato già dalla seconda parte dell'anno. Quindi direi un vaccino, diciamo, unico per due, cioè stiamo Covid influenza, dovrebbe arrivare forse addirittura per tre, con influenza respiratoria sinusale e SARS-CoV-2 insieme. Vediamo se arriverà, se ne parla da tanto tempo. Però
La raccomandazione è che, mentre per quanto riguarda il Covid, la raccomandazione deve essere non 60 anni, 65, come abbiamo sbagliato anche recentemente, ma over 80 si devono vaccinare tutti, perché sono quelli che possono avere problemi, e gravi immunodepressi si devono vaccinare tutti gli altri. Lasciamoli pure stare per quanto riguarda questo virus. Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive.